Ciao amiche, benvenute sul mio canale. Oggi realizziamo insieme un uh, bracciale molto carino, anche abbastanza veloce da, da fare. Andiamo a vedere l'occorrente. Utilizzerò il Lumina 6 di Tessiland. Trovate sul sito testiland www.tessiland.com. Come sempre, uh, nella info box trovate il link del materiale. Eh, spesso mi chiedete i colori, quali colori prendere e non prendere. Allora, varia tantissimo anche dal colore dei cristalli perché una sfumatura di un lumina può andare bene per un tipo di cristallo e non per un altro. I colori che io di solito uso maggiormente sono il 175, il 187, il 176, il 151, il 7272. Poi c'è una bellissima tonalità di... Um, un platino che è il colore SL01 che è bellissimo, meraviglioso, oltre ovviamente all'argento che è lo 01 e poi ce n'è un altro che dovrebbe essere un oro rosa che al momento non ricordo il codice, però lo trovate comunque nei vari tutorial, quindi quando guardate un tutorial e c'è cioè un colore che vi piace, il consiglio che vi do è di prendere subito appunti e, e appunto sistemarli. Aspettate forse l'ho trovato nelle varie scatole, sì, è il colore 214 che è un oro rosa che spesso mi, eh, mi chiedete. Si vede abbastanza bene in video, ma ovviamente poi dal vivo hanno tutto un altro, eh, un altro aspetto, un altro colore. Eh, io poi sapete, mi piace tanto utilizzare il colore basico eh, oro e poi eh, il colore darglielo con i cristalli e i vari complementi. Quindi eh, poi ognuno ovviamente farà il suo detto ciò. Oltre al filato Lumina 6 andrò ad utilizzare queste basi da un centimetro che, che trovate sempre sul sito di Tessiland, sono delle basi nickel free. Nella bustina ne trovate 48 pezzi, quindi veramente ci potete fare tantissimo. Poi queste perle che io adoro sempre sul sito di Tessiland, da 8 mm, cristalli da 4 mm. Non ne serviranno tantissimi, ma di più di quelli che io ho qui. Un bottone, eh, ovviamente potete utilizzare anche un moschettone a vostro gusto. Io sapete, eh, adoro questi bottoni di Tessiland, che sono molto carini, sono i bottoni iride e mi piacciono tanto. Il nostro ago apribile e poi l'uncinetto da 1,50 come sempre. Il mio morbidoso della Clover, che trovate sempre sul sito di Tessiland. E proprio oggi ho ricevuto un messaggio da una ragazza che era contentissima di aver potuto acquistare il, il morbidoso della Clover che poi si chiama Amur, il morbidoso <ride> l'ho rinominato io perché effettivamente lei ha un problema alla mano e ha trovato davvero tanto tanto aggiovamento quindi un piccolo investimento se lavorate abitualmente con un uncinetto vi conviene farlo perché ne guadagnate di salute allora, poi altre cosine ve le dico durante il corso della lavorazione perché so che molte di voi non, ha, non guardano i tutorial né dall'inizio né guardano fino alla fine. Perché altrimenti non mi troverei sempre le stesse domande che sono spiegate nei video. Quindi i video vanno guardati dall'inizio, perché c'è l'elenco del materiale, e poi altre cose. Allora io mi preparo il piano di lavoro e torno subito. Allora, ho inserito uh, 2, 4, 6, 8, 10, 11 perle, probabilmente sono poche, però preferisco inserirne di meno. Vabbè, facciamo 12. E mi serviranno 12 anellini poi come sempre alla fine le misure eccetera eccetera in precedenza ho inserito cristalli da 4 mm la quantità sarà eh, di 6 cristalli eh, no scusate 6 cristalli in mezzo eh, al centro di ogni anellino con la perla ed essendo 12 11 quindi 11 per eh, 6 e quindi 66 cristallini almeno farete i conti a seconda della misura che vi occorre allora andiamo ad iniziare tra l'altro queste perle sono bellissime eh, lo vedete le utilizzo spessissimo nei miei lavori e in un filo di perle eh, ci sono circa ce ne sono circa 190 e sono veramente belle 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 allora se andate ovviamente ad utilizzare un moschettone o un altro tipo di chiusura invece del bottone, eh, considerate sempre che prende più spazio. Io mi lascio la codina per il bottoncino, mi lavoro qualche catenella, mi faccio la maglia bassa. Così mi lascio una base dove andare poi ad inserire questo bottone ok una catenella poi una alla volta prendo le basi e che faccio mi vado a chiudere con una maglia bassa dopodiché avvicino una perla chiudo la perla con una catenella me la rigiro in modo tale che io la perla sul dritto mi inserisco sotto e chiudo una maglia bassa, prendo una, una base successiva e mi chiudo una maglia bassa. Avvicino una perla, la chiudo con la catenella, la roto in modo tale che mi rimane sotto e non tirate troppo, perché i fili sotto devo dobbiamo poi andarli a lavorare. Mi inserisco sotto alla base, prendo il filo e chiudo la maglia bassa. Prendo un'altra base e la chiudo con la maglia bassa. Poi vediamo come viene il lavoro perché io prima ho fatto solo un pezzettino. Potrebbe essere che conviene chiudere con la maglia bassissima. Catenella, giro la perla, mi inserisco nella base e maglia bassa. Teoricamente vado avanti così fino a che io non arrivo alla lunghezza che mi serve del polso. Ok, se abbiamo inserito più perle del dovuto, dovremmo andare a tagliare il filo. Ma non vi preoccupate che all'inizio le perle rimangono così un po' scostate dalle basi e eh, si sistemano con la lavorazione. Quindi prendiamo chiudiamo andiamo un po a girare ci mettiamo sotto la base prendiamo il filo e chiudiamo e poi con la maglia bassa chiudo l'anellino avvicino la perla la chiudo con la catenella la faccio rimanere con il rovescio verso sotto inserisco e chiudo prendo un altro anellino un caldo che è una roba allucinante chiudo e così e vado avanti in questo modo maglia bassa avvicino la perla la chiudo mi inserisco sotto e chiudo Facciamo praticamente un fratello del bracciale Saturno. Maglia bassa, avvicino, chiudo, proteo, mi inserisco sotto e chiudo. Poi una cosa. Eh, se vi appaiono i, i sottotitoli sotto, non mi venite a dire non si vede niente perché ci sono i sottotitoli, non dipende da me. E YouTube vi basterà cliccare sulla doppia C oppure andate sull eh, sulla rotellina dove c'è ehm, appunto la, la gestione del tutto e togliete i sottotitoli. Non sono io che li metto ragazze, non sono talmente stupida da andare ad inserire i sottotitoli sulle mani dove si vedono le mani. Ok, allora prendo e vado a chiudere l'ultimo. Lo lascio così, andate a misurare. Io comunque me lo lascio di questa lunghezza, poi alla fine vediamo. e che cosa faccio mi inserisco prendo uno dei due fili ovviamente quello più sopra e mi vado a chiudere tutto intorno metà bracciale lavorando una decina di maglie basse 3 4 5 6 7 8 9 10 poi mi faccio una maglia bassa passando al centro dove ci stanno proprio in mezzo ai due alle due basi e di nuovo prendo l'anello successivo mi prendo uno dei due fili che stanno dietro vedete ce ne sono due dietro alla perla prendiamo ovviamente quello che sta più sopra E di nuovo uno, due, tre, quattro. Cinque, non, non ho preso cinque. Fate attenzione sempre a prendere il filo, sette, otto, nove. 10 10 allora, dovrebbero bastare che mo all'inizio questo si muove poi si sistema tutto al secondo giro vado in mezzo e faccio una maglia bassa per la successiva per la anellino successivi prendo il filo di sopra e continuo 1 prendendo sempre il filo 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 maglia bassa al centro e poi continuo come ho fatto fino adesso. Quindi tutta la parte sopra di tutti gli anelli. Io vado avanti, ci vediamo fra poco. Allora sono arrivata all'ultimo cristallo, eh, l'ultima perla tanto dirò sempre cristallo fino a fine del tutorial due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci poi passo sotto il filo mi rimane sotto alla linguetta ok e vado a prendere l'altro filo che c'è dietro la perla e comincio a fare le altre maglie basse 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 una volta che ho chiuso le 10 maglie basse passo al centro e mi vado a chiudere con una maglia o bassa o bassissima dopodiché facciamo una cosa il filo lo facciamo passare sotto alla lavorazione vedete lav mh, lavorato il filo ondulato perché ho fatto delle prove Dopodiché portiamo il filo su e andiamo a bloccare passando ehm, qui dove c'è il filo che esce dalla perla e incorporo la base metallica. Prendo e chiudo con una maglia bassissima in modo tale che i tre cristalli stanno lì e non si muovono. Dopodiché mi inserisco di nuovo nella base prendendo sempre il secondo dei due fili della perla e comincio le maglie basse 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 passo al centro e chiudo con una maglia bassa poi faccio passare il filo sotto avvicino i tre cristalli mi metto vedete oltre i cristallini prendo il filo anche la base e chiudo con una maglia bassissima dopodiché mi reinserisco mi vado a prendere anche il secondo filo che sta dietro la perla e lavoro le 10 maglie basse 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 e 10 passo al centro e una maglia bassa poi il vedete il bracciale lo porto oltre il filo mi metto così cristallini Vado oltre i cristallini, passo sotto la base, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. E poi rimetto sotto la base, prendo il secondo filo e comincio a fare le 10 maglie basse: 3-4-5-6-7-8. 9 e 10 passo al centro, prendo il filo, porto su maglia bassa, passo sotto con il filo, mi porto i tre cristallini, vado sotto la perla, prendo la base e chiudo con la maglia bassissima per, per fermare i tre cristalli, mi reinserisco sotto la base. E fermo anche il secondo filo della perla con le 10 maglie basse 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e poi maglia bassa al centro e non ve lo ripeto più perché tanto è sempre uguale e ovviamente potete andare Tranquillamente a riguardare il tutto, ok. Allora io vado avanti perché la lavorazione è la stessa e ci vediamo al termine. Allora arriviamo all'ultimo pezzettino: uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 8 9 e 10 e passo sotto al filo della perla e chiudo con una maglia bassissima. Qui mi vado a fare le catenelle che mi serviranno come asolina per il bottone. Ora andiamo a vedere anche la lunghezza. Eh? Ok, Poi sistemiamo tutto. Ok, alla fine va bene per un bracciale con un polso 16-17. Quindi prendo. Ovviamente adesso vado a tagliare. Fisso il lavoro, come al solito, andiamo a fare i nostri nodini. Poi mettiamo la, la puntina di colla. E vado a cucire il bottone, ok. Vado a chiudere. taglio il filo. Allora, devo fare una confessione. Questo bracciale, quando l'ho provato, l'ho provato in questo modo. Poi ho provato a farlo con più cristalli rispetto a quelli che ci stanno, perché mi sono detta: "Il bracciale quando si indossa un pochino si apre e mi piacerebbe che ci fossero più cristalli". Allora ho pensato una cosa che è fondamentalmente a mio avviso può essere carina. Allora, iniziate da dove volete perché una cosa vale l'altra. Mi vado a fare un nodo. Quindi semplicemente un nodino, poi me lo vado a sistemare più tardi, e che faccio? Ritorno sopra, mi inserisco attraverso la perla se ci riesco. Inserisco un cristallino. Allora, inserisco il cristallino. Dopo che ho inserito il cristallino, mi vado ad infilare dentro l'ultimo cristallo di, dei tre, quello che rischia di scendere in questo modo, così lo blocco. Inserisco un altro cristallo e poi mi vado ad inserire nella perla in modo tale che vado a mettere un gruppetto un po più folto quindi inserisco il cristallo poi entro dentro la perla e dentro il cristallino scusate l'ultimo metto un'altra perlina un altro cristallino dentro nella perla entro e ovviamente esco dalla perla e mi si crea un, un gruppetto un po più folto che devo dire mi piace di più inserisco il cristallo passo nella perla sfaccio le prove a vedere se è meglio da sotto da sopra verso sotto o da sotto verso sopra non essendo esperta nella tessitura inserisco un altro cristallino e vado direttamente nella perla entro ed esco ecco qua prendo un cristallo mm forse meglio da sotto verso sopra ok inserisco un altro cristallino ed entro nella perla Si crea questo mucchiettino di cristalli. Di nuovo per cristallo entro nell'ultimo dei cristalli. metto un altro cristallino e dentro nella perla ok direi di sì perla è meglio uscire da sotto verso sopra mi pare Altro cristallino e inserisco accompagnate il cristallo dove volete che si fermi così quando andate a chiudere si sistema allora come vedete si sì, mi piace di più così ricco vado avanti e ci vediamo alla fine ho inserito l'ultimo dei cristallini E dopodiché ovviamente vado ad uscire da questa parte e mi vado a chiudere il lavoro, però lo faccio con l'uncinetto che mi è più comodo. qui c'erano i fili della chiusura precedente non avevo ancora messo la colla ok qui taglio qui taglio poi mi metto la colla ora se non mi si attacca tutto sul, eh, sulla, sul tappetino ed ecco il nostro brecciale molto carino con questi gruppettini tra un cristallino e l'altro direi niente male molto simpatico molto estivo quindi con abbiamo detto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 perle compreso il botto allora di per sé la lavorazione viene da 15 e mezzo poi ovviamente si allunga perché c'è il bottone e la solina e va benissimo per un polso come il mio che è 17 quindi 17 e mezzo va benissimo ok allora ragazze io spero che questo progetto vi sia piaciuto la trovo una cosa molto carina molto simpatica e aspetto come sempre di vedere le vostre versioni io per il momento vi abbraccio e ci vediamo presto ciao